di gente che non capisce più che cosa sta succedendo in questo paese. Quindi sarebbe meglio andare alle elezioni, secondo me. Assolutamente, secondo me, in qualsiasi modo. E la cosa che non vogliono fare, probabilmente per i loro subdoli calcoli. Sarebbe l'occasione per cambiare anche l'odiato Porcellum? Secondo me sarebbe l'occasione anche per lanciare su questo terreno una sfida a Grillo. Perché in teoria si farebbe una mossa a favore di Grillo, ma io penso che Grillo sia il primo che questo Porcellum lo voglia difendere, per due ragioni. Il primo perché annichilisce i candidati sul territorio e quindi dà visibilità soltanto al Santone che guida quel partito. Il secondo perché lui spera che tutto vada a carte 48 e che si torni a votare, e basterà a questo punto a Grillo avere appena il 30% di voti per avere la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Allora adesso si tratta di andare alle elezioni, subito di andarci. E andarci con questa legge elettorale, perché hanno una paura fottuta che noi con questa legge elettorale, il Porcellum che loro hanno usato per 8 anni senza fare niente, possa avvantaggiare il Movimento 5 Stelle col premio di maggioranza. E non solo per la questione del premio di maggioranza, ma anche rispetto al fatto che potrebbe perdere forza propulsiva se ci fossero leggi elettorali con le preferenze coi collegi. Perché? Perché la tipologia di parlamentare che esprime il Movimento 5 Stelle non è, diciamo così, radicata sul territorio, non ha rapporti personali, vive tutta sul web e quindi ha un potenziale sul piano, diciamo così, della propria candidatura, della raccolta del consenso, nei collegi e oppure con le preferenze, che ha un potenziale decisamente più basso di tutti gli altri partiti. E quindi lui sa che questa cosa in un qualche modo non sarebbe sufficiente a compensare, diciamo così, il marchio, il brand. Io spero prima possibile, che non abbiamo molto tempo. I risultati del Fiore in Trentino però non sono molto concordanti. Non so cosa è successo. 4% a... siamo entrati in Alto Adige, lei non ha in Alto Adige, che mi hanno salutato Carillo con la K. Ma sta scherzando, abbiamo messo uno dentro che è una meraviglia, abbiamo fatto il più grosso successo della nostra campagna politica da quando esistiamo. E sarà Ugo Rossi il prossimo presidente della provincia di Trento, con quasi il 60% dei voti. Diego Mosna fermo al 19%, è il dato che emerge quando mancano ancora poche decine di sezioni da scrutinare. PD, il primo partito, seguono PATT e UPT. Delusione 5 Stelle. Uno dentro il Sud Tirolo Volkspartei, grande, c'era l'Adige che non capiva più niente. Successo stratosferico, uno del movimento entra nel governo. Ma è fantastico, lì sono zone, dovete capire che vai in una zona dove c'è la disoccupazione al 15%, che però è il doppio della Baviera, cioè impiegando gli stessi soldi della Baviera, in percentuale, hanno il doppio della disoccupazione della Baviera, bisogna fare quei conti, non col resto dell'Italia, perché è un'altra realtà in effetti. Quindi noi andremo avanti piano piano e ci prenderemo questo paese, bene o male, ce lo dobbiamo prendere, ce lo dobbiamo prendere tutti, ognuno nella propria forma, e quindi dobbiamo prenderci lo Stato italiano e rifarlo, perché non c'è. E se andate in giro a intervistare la gente rimane un po' sconvolta, non sa, lo percepisce come un'ansia, lo percepisce come una lettera, come un documento dentro la casella della posta, lo percepisce verso Equitalia o lo percepisce attraverso un poliziotto antisommossa. Non si può andare, non abbiamo più tempo per giocare come fanno questi al pesce palla, insomma. Nel vostro gruppo va tutto bene, adesso ci sarà una riunione. Io credo di sì, io sono venuto a salutarli un po', non vengo mai, insomma. Un emendamento che è stato approvato, l'eliminazione del reato di immigrazione clandestina proposto dal Movimento 5 Stelle e poi la sconfessione di Grillo. Ecco, lei personalmente è d'accordo con i suoi o con Grillo? Io ritengo che Grillo non abbia avuto modo di informarsi puntualmente su quello che abbiamo fatto in questa occasione. Infatti noi abbiamo chiesto di venire, di raggiungerci e di vedere come lavoriamo, dove, insomma, in che condizioni e tutto il resto. Per quello che riguarda la mia posizione personale,
io l'ho espressa chiaramente, ritengo che non sia ammissibile impedire a una persona che scappa dalla fame, dalla miseria, dalla guerra, la ricerca di un po' di felicità. Così mi sono espresso su Facebook. Va bene, questo allora, emendamento grazie. Lei lo Roberta, voterebbe in aula? Siamo in chiusura, quindi io vi devo, sì. Vi devo sì. fermare. Prego, l'ultima battuta. Voterebbe sì. in aula comunque l'emendamento per togliere il reato di immigrazione clandestina? Ecco, voi lo voterete. Laddove dovesse votarsi, prima che noi ci possiamo consultare con la rete, quindi sulla scorta dei dati che abbiamo adesso, sì che lo voterei. Infatti si lamentano un po'. Alcuni si lamentano, ma in effetti non hanno torto, perché io ho paura a venire qua. Io mi immagino loro la prima volta che sono entrati qua, c'era un usciere che era stato 2,10 metri. Ha detto cosa vuole sapere, niente. Poi vedi dove devono imparare una procedura parlamentare molto complicata, hanno dovuto faticare, tutti cittadini come voi, e anch'io mi trovo in guardare la linotipia, non so come si chiama quella macchina. I notai, l'inotipista, sì, vedere quelle macchine lì pensavo non esistessero più, invece vediamo delle professioni che rimangono solo qua, la pallina dentro dove si vota, hanno trovato pieno di palline, di carte, di bambini, c'è un mondo straordinario, la statua di Mazzini lì che si vede passare, non so, davanti, non so, Giovanardi. Sono cose tremende che succedono in questo posto. Spesso il parlamentare dice che lei Casaleggio non è troppo lontano. Adesso non sarà più così. Poi io un po' Casaleggio, un po' vengono loro, un po' veniamo noi. Ma sull'immigrazione chi ha sbagliato? I senatori o lei? È una procedura, no? Sono procedure da rispettare, sono documenti, sono decisioni molto importanti da prendere insieme a tutto il movimento, e forse tutto il popolo italiano poi dovrà fare un referendum su questo. Quando ci sono delle decisioni da prendere che possono cambiare un po' la geopolitica, ma poi io parlare di queste cose, venire qua, io sono un comico, ex comico populista. Cioè, vi fate delle domande, come andrà il mondo, Grillo? Abbiate pazienza. Beh, una risata sommergerà, direbbe qualcuno. Ma no, io ormai non so cosa ci sommergerà, speriamo una risata. Ma su Napolitano andate avanti con quella cosa là o no? Napolitano chiederemo l'impeachment. Ma perché? Perché è una persona che non rappresenta più, secondo noi, il popolo italiano. Insomma, è un presidente di parte, e prendere delle decisioni così, no? C'è anche sconveniente dal punto di vista umano, perché in fondo noi rappresentiamo 9 milioni di persone. Però lui siamo invitato. Qua. Ma ci ha invitato dopo, quando i giochi sono fatti, è inutile andare lì a discutere del nulla. Il Presidente della Repubblica può convocare capigruppo, esponenti del governo nell'ordine in cui crede, ed io non sono assolutamente un fan di Napolitano. La mia prima apparizione pubblica avvenne perché la Digos, una manifestazione, mi fece togliere uno striscione contro Napolitano. Però spararla sempre grossa, anche per distrarre dai problemi interni, è una tecnica vecchia come il mondo. È il problema degli italiani il fatto che il Presidente della Repubblica tiri per l'orecchio chi sta al governo dicendogli che dobbiamo superare il Porcellum? E poi una polemica su nulla, tanto la legge la fa il Parlamento, alla luce del sole. E il problema è un altro, non c'è l'accordo. Ci sono mesi e mesi di governo e non hanno cambiato la legge elettorale. A me indigna questo. Questa lì parlo io, mi guarda. Anche questa però è una decisione importante. Decide solo lei o questa decisione dell'impeachment passerà per altri? Vuoi che ti faccia contento? Decido io. Ciao, grazie, arrivederci. Beppe Grillo, insieme.